Ha ammesso di essere un po' nervoso Roy Hodgson alla vigilia del suo debutto sulla panchina dell'Inghilterra contro la Norvegia in amichevole. Contro una squadra che non è riuscita a qualificarsi per l'Europeo, i giocatori inglesi faranno di tutto per impressionare il nuovo CT. In attacco partirà titolare Andy Carroll. Il bomber del Liverpool è stato premiato dopo un brillante finale di stagione con la maglia dei Reds. Sentiamo che ne pensa Hodgson. Sì, partirà titolare. La squadra è praticamente fatta, anche se in alcuni ruoli aspetta ancora che arrivino dei giocatori la prossima settimana. Ad esempio, non ho ancora a disposizione quelli del Chelsea e nemmeno Wayne Rooney. Però ho già in mente quello che farò. Certo, non ve lo dico, perché insomma, neanche i giocatori lo sanno. Voglio prima parlare con loro. Hodgson ha scelto di schierare in porta la riserva Robert Green. Mancheranno invece per infortunio il difensore del Liverpool Glenn Johnson e l'attaccante dello United Danny Welbeck, però saranno sicuramente disponibili per l'Europeo. Roy Hodgson farà poi grande affidamento su Steven Gerrard, a cui è stata consegnata la fascia di capitano. Il CT ha già allenato il centrocampista quando era a Liverpool e ha piena fiducia in lui. Sentiamo che ne pensa la bandiera dei Reds. Roy took the Liverpool job in. Mi trovo bene con lui. Hodgson era arrivato a Liverpool in un momento difficile, i nostri tifosi volevano Dalglish, quindi per Roy fin dal primo giorno le cose non sono state semplici, però posso assicurarvi che è davvero un buon manager, ci ho lavorato giorno dopo giorno, è un vincente, le sue squadre sono sempre molto difficili da battere, sono assolutamente sicuro che farà molto bene anche con la nazionale inglese. Dopo la Norvegia, l'ultimo test per l'Inghilterra sarà contro il Belgio a Wembley la prossima settimana. Poi, in men che non si dica, sarà già tempo di Europeo e del debutto contro la Francia l'11 di giugno.